sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e preghiamo la Madonna in questo mese di novembre per tutti i defunti, in particolare ricordiamo questi del coronavirus. Oggi è il martedì che è dedicato alla venerazione del volto di Gesù. Chiediamo alla Madonna che ci dia sentimenti di riparazione e adorazione verso il volto santo di Gesù. Chi si deve confessare dal piazzale può accedere alla sagrestia. Seduti. Carissimi, recitiamo assieme il Santo Rosario, nel modo voluto dalla Madonna, meditando i santi misteri. Allora non sarà una preghiera pesante e noiosa, ma sarà la preghiera che più ameremo. Le più grandi apparizioni della Madonna e i diversi pontefici, fino a Giovanni Paolo II, insistono sulla recita del Santo Rosario, perché nel Rosario c'è il Vangelo. I suoi misteri sono quadri evangelici che insegnano l'esercizio e la pratica delle virtù cristiane. Il Rosario è la buona scuola dove possiamo imparare come deve essere la nostra vita cristiana. Recitiamolo e recitiamolo bene. Oltre a fare cosa gradita al cielo, sarà anche di arricchimento spirituale per la nostra anima. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nell'orto. Vergine Santa, in questo mistero di passione del tuo Figlio, prega per tutti i moribondi affinché nell'angoscia della loro agonia riparino con la rassegnazione a tutte le ribellioni che hanno avuto alla santa volontà di Dio. E ad ognuno di noi insegna a ripetere nelle inevitabili prove della vita le parole del tuo Figlio divino. Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, per elevarci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla Gesù fragellato alla colonna. Vergine Santa, in questo mistero della fragellazione del tuo figlio, ti diciamo, prega per tutti i moribondi, affinché accettino con serenità tutti i dolori fisici, specialmente per espiare tutti i peccati di sessualità, e fa che noi, guardando Gesù fragellato, impariamo a mortificare i nostri sensi per far trionfare il vero amore sull'egoismo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, siete abbattuti dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù incoronato di durissime e pungentissime spine. Vergine Santa, in questo mistero di incoronazione di spine di tuo Figlio, ti diciamo prega per i moribondi, affinché accettino serenamente le pene dello Spirito, sull'esempio di Gesù che accetta l'umiliazione dolorosa della coronazione di spine, e così possano espiare i loro peccati di orgoglio. E a noi insegna a tacere quando siamo umiliati anche dalle persone che abbiamo beneficato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della vostra misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla Gesù che porta la croce sul Calvario. Vergine Santa, in quel dolore che ti rattristava il cuore nel vedere il tuo divino figlio sotto il pesante legno della croce, volgi il tuo cuore materno ai moribondi e aiutali ad accettare con serenità il distacco dalle persone care e dalle cose per riparare i peccati contro la giustizia e l'amore fraterno. E a noi insegna a comprendere e a soccorrere con bontà, come volenterosi cerenei, chi soffre, affinché non sia preso dallo sconforto e non cada sotto il peso della sua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, guardate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e morte di Gesù. Vergine Santa, in quel tremendo dolore che ti lacerava il cuore, nel vedere Gesù agonizzante e morto sulla croce, posa la tua celeste mano sulla fronte di chi muore e fa che la sua anima spiri in pace, confidando fiduciosa nella infinita misericordia di Dio. E a noi ottieni un atto di dolore e di amore che riscatti la nostra povera vita e possiamo avviarci con fiducia e serenità incontro a Gesù che viene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra misericordia. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.
Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di ogni lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Modello della vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio che nella verginità feconda di Maria hai dato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Grazie.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Oggi è il martedì dedicato alla venerazione e adorazione del Santo Volto di Gesù. Preghiamo la Madonna che ci infiammi di amore e riparazione verso Gesù che tanto ci ama. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre Santo, tu hai voluto che il tuo Figlio unigenito si incarnasse e ci offrisse nella sua natura umana una perfetta immagine della divinità. Concedi che, partecipando con lui all'umiliazione della passione, meritiamo di contemplare in eterno il suo volto glorioso nella gioia della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento santo, non siano maldicenti né schiave del vino. Sappiano piuttosto insegnare il bene, per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga screditata. Esorta ancora i più giovani a essere prudenti,
offrendo te stesso come esempio di opere buone. Integrità nella dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di noi. È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. La salvezza dei giusti viene dal Signore. In piedi. Mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Alleluia. 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 Seduti. Fratelli e sorelle, una breve riflessione sulla liturgia che stiamo celebrando in onore del santo volto di Gesù. Sapete che tutti i martedì dell'anno
sono dedicati alla venerazione e riparazione dei peccati contro il volto di Gesù. Ecco, Gesù era figlio di Dio, immagine del Padre. Quando ha deciso di venire sulla terra per salvare gli uomini, ha preso le sembianze umane, ha preso un corpo come noi. Era un uomo come noi, quindi anche lui aveva un volto. Il salmista dice che tra i figli dell'uomo non c'era uno più bello di lui, perché è nato dalla Vergine Immacolata. Quindi possiamo dire aveva un'attrazione particolare perché era figlio di Dio e figlio anche della Madonna. Eppure Gesù, durante tutta la sua vita, è stato umiliato in varie, possiamo dire, volte, non soltanto dai suoi paesani, concittadini. Ricordate che quando è andato lì a Nazareth lo volevano uccidere e lui passò in mezzo a loro e se ne andò. Ma soprattutto poi con gli scribi e i farisei che gli hanno dato filo da torcere, come si dice. Ma soprattutto durante la passione Gesù ha sofferto terribilmente ed è stato umiliato proprio nel suo volto. Pensate, già nell'orto del Getsemani, quando dopo aver istituito l'Eucaristia si è recato lì con gli apostoli per pregare, lui ha avuto una nottata, possiamo dire, terribile, quella notte in cui fu tradito, infatti, e dice agli apostoli: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Ed ha avuto una sudorazione di sangue, quindi il suo volto è stato tutto striato di sangue. E quando è andato dagli apostoli ha detto: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Ecco, Pietro, Giacomo e Giovanni non si sono accorti che aveva quel pallore e quel volto striato di sangue. E poi quando Gesù viene arrestato proprio quella notte e portato poi lì a Gerusalemme, prima nel palazzo di Caifa, riceve schiaffi da questi soldati e da quei servi, senza aver fatto nulla. E quando poi Pilato lo interroga, dice: ma tu sei il re dei giudei? Sì, tu l'hai detto. I soldati si scagliano contro di lui perché era legato mani e piedi e quindi lo tenevano per paura che fuggisse, e quindi lo schiaffeggiavano e lo insultavano. E poi Pilato disse: adesso gli farò una correzione, gli faccio una flagellazione e poi lo mando via libero. Ma la flagellazione era un supplizio terribile. Questo, possiamo dire, malcapitato veniva legato a una colonna con le mani dietro la schiena, e la legge romana prevedeva 30 colpi. E invece a Gesù hanno superato il numero, e Gesù, parlando, rivelando a Santa Brigida, dice che ricevette durante la flagellazione 1580 colpi. Quindi il suo corpo fu ridotto proprio a una piaga. E possiamo capire certamente che questo sangue sarà schizzato anche sul volto di Gesù, che è stato imbrattato da quel sangue. Ma questo è ancora nulla. Dopo aver così flagellato, ridotto quasi a un verme, lo fanno sedere su una mezza colonna e cominciano lì a deriderlo, a prenderlo in giro, una parodia. Si sono ricordati che Gesù ha detto: io sono il re dei giudei. Allora che cosa fanno? Gli mettono un manto rosso addosso, una canna tra le mani, e quello ancora più brutto, che alcuni soldati hanno visto un groviglio di spine, hanno fatto una specie di casco di spine e gliel'hanno messo sulla testa. E perché non cadesse, con la canna gliela conficcavano. E poi si inginocchiavano: ave re dei giudei, salve re dei giudei, lo bendavano, indovina chi t'ha percosso, e lo percotevano, e gli sputavano addosso, gli tiravano la barba, un po' di tutto comunque. E dice l'Evangelista che Gesù taceva. E anche qui Gesù, rivelando a un'altra mistica, Maria Valtorta, che ha scritto il poema dell'uomo Dio, dice: una di quelle spine della corona gli ha traforato l'occhio e è andato nel setto nasale. Tu immaginate il dolore che ha avuto. La divinità certo ha sostenuto, ma uno di noi sarebbe già morto con tutte queste, possiamo dire, umiliazioni che ha avuto il figlio di Dio. E Gesù appunto ha
dovuto subire e ha subito questi oltraggi. Poi non parliamo della crocifissione, non parliamo appunto quando è stato messo in croce, quando l'hanno avuto abbeverati di fiele e aceto, ma lui non ha voluto bere. Ecco, possiamo dire che il santo volto di Gesù è stato umiliato in tutti i modi. E vi dico una cosa recente, un'immagine del santo volto di Gesù ha sanguinato due volte a Cotonou nel Benin, in Africa occidentale, Golfo di Guinea, il 17 febbraio e il 15 marzo 1996. E alcuni medici che erano lì presenti hanno raccolto questo sangue, lo hanno analizzato ed è sangue umano. Ma ci sono state anche due, possiamo dire, messaggi che ha dato, uno l'Eterno Padre e un altro Gesù stesso. Figli miei, dice l'Eterno Padre, durante i giorni terribili che ci saranno sulla terra, e noi abbiamo cominciato, è perché stiamo in questi giorni, questi giorni sono iniziali, ne vedremo altre cose terribili, il santo volto del mio divin figlio sarà veramente di aiuto, un vero panno per asciugare le lacrime, perché i miei veri figli si nasconderanno lì dietro. Il santo volto sarà una vera offerta affinché vengano mitigate le punizioni che io manderò sulla terra. E nelle case dove esso si trova si avrà luce che ci libererà dalla potenza delle tenebre. E poi Gesù che parla, offrite sempre al Padre dei cieli il mio volto ed egli avrà misericordia di voi. Vi prego tutti di onorare il mio volto divino e di dargli un posto di onore nelle vostre case, affinché il Padre Eterno vi colmi di grazie e perdoni le vostre colpe. Ecco, fratelli e sorelle, noi siamo qui questa sera proprio per riparare e adorare questo santo volto di Gesù, che ancora oggi viene offeso e viene peso con i peccati nostri. Quanta gente che bestemmia Gesù, quanta gente che non osserva più i comandamenti, quanta gente che vive disordinatamente. Ecco, questo non fanno che rinnovare questo, possiamo dire, crudele trattamento del volto di Gesù, perché Gesù ha rivelato un'anima mistica, cioè la mia passione durerà fino alla fine dei tempi. Perché ci saranno tante persone che continueranno a crocifiggermi e a uccidermi con il peccato. Ecco allora, se stiamo qui questa sera, vogliamo chiedere perdono a Gesù, per noi e anche per tutti quelli che hanno offeso il volto di Gesù. E vogliamo impegnarci a essere devoti di questo santo volto. Ecco, vi suggerisco una giacolatoria che la possiamo dire durante il giorno, è semplicissima. Santo volto di Gesù, abbi pietà e misericordia di noi e del mondo intero. Ecco, semplicissimo, santo volto di Gesù, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Ecco perché Gesù veramente ci aiuti, perché i tempi che stiamo vivendo, ecco, saranno terribili, ecco, ho detto, sono iniziati con questa pandemia che non l'ha voluto Dio certamente, ma è una cosa degli uomini, ma vedremo altre cose e allora soltanto Lui ci dovrà dare la forza per superare tutto quello che verrà e se noi siamo devoti del suo santo volto, come diceva nel messaggio, ecco, saremo ripieni di luce, saremo liberati, saremo protetti dal suo santo volto. La parola di Dio questa sera ci ha ricordato due cose molto belle. Ecco, San Paolo ci diceva, è apparsa la grazia di Dio. La grazia di Dio è Gesù. È Lui che ci ha portato alla salvezza. E Lui ci dice, questa grazia di Dio ci insegna a rinnegare l'empietà. Che cos'è l'empietà? È il peccato di quelli che non credono più in Dio, che vivono come se Dio non esistesse, che gli hanno dato lo sfratto nella loro vita. E quindi ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà.
Ecco, cioè a vivere da veri cristiani, senza vergognarci della nostra fede. E dice Paolo, nell'attesa della manifestazione di Dio, che ci sarà certamente perché Gesù ritornerà e metterà in ordine tutte le cose. E in questa attesa, ecco quale deve essere il nostro comportamento. Ecco, dobbiamo essere quei cristiani che credono e che si comportano con umiltà e con serenità in tutte le azioni che facciamo. Ecco, ha usato una bellissima parola Gesù nel Vangelo. Anche voi, quando farete queste cose, consideratevi servi inutili. Questo siamo davanti a Dio, servi inutili. È vero che Lui ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ci ha dato in mano questa, possiamo dire, grande responsabilità di questo creato così bello che stiamo distruggendo. Eppure, ecco, gli uomini continuano a dimenticarsi di questo creatore e salvatore che ci ha redenti e ci ha salvati. E allora noi dobbiamo stare al nostro posto, dobbiamo vivere serenamente la nostra vita, ma sempre in questa dimensione di umiltà. Siamo servi inutili davanti a Lui. E allora se noi siamo dei servi inutili, ecco, ci fidiamo della Sua bontà, della Sua misericordia. E Lui certamente ci aiuterà e non ci abbandonerà. Per questo vogliamo anche affidarci all'intercessione della Madonna. Ecco, la Madonna anche lei si è dichiarata serva, Ecco la serva del Signore. Il Signore faccia di me quel che vuole. Quindi è stata una serva obbediente, una serva nella quale il Figlio di Dio si è incarnato. E allora chiediamo alla Madonna questo dono della vera umiltà. Davanti a Dio non siamo nulla e tra di noi siamo fratelli. Purtroppo ci sono i prepotenti della terra, ci sono. Però come dice la Madonna nel Magnificat, il Signore deporrà dai troni i potenti e innalzerà gli umili. Ecco, noi riteniamoci sempre questi servi inutili. Stiamo nel nostro posto, viviamo bene la nostra vita cristiana e non temiamo nulla, perché arriverà il momento in cui il male sarà sconfitto, in cui i potenti della terra saranno distrutti e noi saremo con Gesù a glorificarlo e a benedirlo per tutta l'eternità. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi. Fratelli e sorelle, sulla povertà del nostro servizio non abbiamo dubbi, ma proprio perché abbiamo coscienza di tante nostre carenze, ci facciamo mendicanti nei confronti di Dio affinché voglia colmare i nostri vuoti e arricchire la nostra indigenza. Per questo preghiamo dicendo: Signore, confermaci nel tuo amore. La prima arma dell'Apostolo è una parola opportuna e convincente, perché la sappiamo rivolgere, come ci ha chiesto Paolo, a ogni categoria al momento adatto e col tono giusto. Preghiamo. Signore, confermaci nel tuo amore. La seconda arma dell'Apostolo è la coerenza e la santità della propria condotta, perché sappiamo essere segni credibili delle celesti cose e testimoni degni di Cristo. Preghiamo. Signore, confermaci nel tuo amore. Il vero credente non si concede riposo e non allenta mai il suo impegno, perché sappiamo mantenerci nel servizio di Dio e nella sequela di Cristo,
con totalità e continuità preghiamo. Signore, confermaci nel tuo amore. Maria, la donna libera e forte, non ha esitato a proclamarsi la serva del Signore. Perché il suo esempio ci stimoli e la sua intercessione ci ottenga una religiosità umile e profonda, preghiamo. Signore, confermaci nel tuo amore. Asciughi il Signore ogni lacrima dagli occhi dei nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare della nostra sorella Fernanda, e li accolga là dove non c'è più né morte, né lutto, né lamento, né dolore. Preghiamo. Con Signore, confermaci nel tuo amore. O Signore Gesù, che nulla hai risparmiato per la nostra redenzione, rendici umili contro ogni insidia dell'orgoglio e assicuraci il dono della beata speranza, perché in un mondo tentato di sfiducia e di disperazione possiamo essere lampade che invitano e orientano a servirti con fedeltà forte e serena. Per Cristo nostro Signore. Seduti. Verdeggianti mi guidi a riposar, all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar. Se in valle tutto scura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, io nulla temerò. Signore, quei tuoi mi attaccano, nulla mi può mancare, nei tuoi pascoli. Per me hai preparato il pane tuo immortale, il calice mai colmo di vino celestiale. Signore, sei tu il mio pastore, non mi abbandonare, nei tuoi pascoli. La luce e la tua grazia mi guideranno ogni ora, da te mi produrranno per sempre, mio Signore. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare, nei tuoi pascoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio. Allode gloria a nessuno per il bene nostro e di tutta la famiglia. O Dio nostro Padre, guarda il volto del tuo Figlio, che offrì se stesso
quale vittima per noi, e fa che, presentando la stessa immacolata ostia, noi pure diventiamo un olocausto a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Leone Magno e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo cantando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu
Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si esce dai laterali, ricevendo la comunione davanti al ministro. Chi non può fare la comunione, faccia quella spirituale.
Ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui certamente ci aiuterà. In piedi. Rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, o Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Riuniti intorno alla tua mensa, ti preghiamo, Signore, risplenda su di noi il tuo santo volto, perché illuminati dalla tua parola e ristorati dal pane celeste, possiamo essere corroborati dalla potenza della tua croce e della tua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto. Non sdegnare i nostri sospiri. Non deludere la nostra attesa. Il figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sacratissimi cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, uniti onore e lode, salvate le anime. Quelli che sono venuti per una benedizione particolare, invochiamo ora lo Spirito Santo, perché discenda sopra di noi e voglia anche intercedere per tutte le nostre intenzioni. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, nel nome di Gesù Cristo, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe, manda il tuo Santo Spirito su questi fratelli e sorelle. Spirito del Signore, scendi su di loro, plasmali, esaudiscili, guariscili,
riempili di te. Caccia via da loro tutti gli spiriti cattivi, cacciali nel deserto, dove non vi sia anima vivente, perché non possano più toccare né loro né nessuna creatura al mondo. Caccia via da loro i malefici, le stregonerie, la magia, le fatture, le legature, le maledizioni, tutto ciò che è infestazione e arte diabolica, invidia, gelosia, discordia, impurità, infatuazione, malattie. Spezza tutti i legami occulti del nostro albero genealogico, perché i nostri antenati possano riposare in pace. Brucia, Signore Gesù, tutti questi mali nell'inferno, perché non possano danneggiare né loro né alcuna creatura al mondo. Persone, animali, case, coltivazioni, ambienti di lavoro e ogni cosa che serva all'uomo, ora e sempre. E dona a tutti loro tanta gioia, salute, pace e tutte le grazie di cui hanno bisogno. Il tuo sangue preziosissimo, Signore Gesù, sia per tutti noi protezione e salvezza. Maria, Madre nostra Avvocata, San Giuseppe, nostro protettore, intercedete per tutti noi. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su queste persone e su tutte le loro intenzioni. Allontana da essi ogni male, ogni malattia e ogni arte diabolica e concedi loro di ottenere, per l'invocazione del tuo nome santissimo e per l'intercessione dell'Immacolata, sempre Vergine Maria nostra Avvocata, di San Giuseppe, del Santo Padre Benedetto e di San Michele Arcangelo, la salute del corpo e la protezione dell'anima, per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Regina nostra Avvocata, hanno portato fotografie anche di ammalati, indumenti, oggetti sacri o anche l'acqua, il sale, l'olio che avete fuori o nelle macchine o altro da benedire,
Adesso benedico tutto mentre canterete alla seconda strofa. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, e voi tutti santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodissimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo, oggi e sempre sia lodato. L'olio della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini, li chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie attraverso quest'olio che arde davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata con l'augurio che possiamo sempre venerare e adorare il santo volto di Gesù. Ecco, non vi dimenticate quella giacolatoria. Santo volto di Gesù, abbi pietà di noi e del mondo intero, perché Lui ci aiuterà a superare questi momenti che stiamo vivendo. Nel nome del Signore, andate in pace. Ti salutiamo, Vergine, colomba santa, nessuna creatura e bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto vuoi, abbi di noi pietà, abbi di noi.